Cominciamo, non ci sarà un'introduzione come la volta scorsa, perché insomma, si dà un po' per scontato, questo è il secondo appuntamento del ciclo che noi appunto abbiamo pensato e che riguarda appunto la fabbrica del turismo. La prima era con Marco Teramo, un discorso di impostazione generale, questa ha a che fare con invece le trasformazioni urbane e sociali. Quindi sentirete voci anche diverse e io dovrò solo tenere un po' i tempi, ma naturalmente loro sanno già che hanno 10 minuti per uno. Allora, urbane e sociali, partiamo da come cambia la città sotto la morsa di questa fabbrica del turismo, di cui ora si comincia a parlare abbastanza, ma secondo noi insomma bisogna anche capire come si parla della fabbrica del turismo, perché se no diventa un po' il discorso da bar che uno se la fa con i turisti che vede passare per strada in gruppi, no? Questa è la cosa. Allora, per evitare tutto questo noi abbiamo pensato invece di impostare la cosa anche con una visione politica proprio, no? E di questo, ripeto, danno conto anche le cose che pubblichiamo sulla Città Invisibile, che già sono state fatte nel primo appuntamento. Io darei la parola a Antonio Fiorentino come primo relatore e a cui segue poi Roberto Puccini Gattai, sono le due voci che parlano proprio delle trasformazioni, diciamo, della città, quindi urbane o urbanistiche che siano. Antonio. Va bene, sì, grazie, buonasera, grazie per essere qui così numerosi. E, ecco, questa sera quindi si parlerà delle trasformazioni in atto nella città in seguito a questa folle pressione turistica sulla città stessa, una città che diventa una città vetrina, una città che tradisce il proprio statuto fondamentale, il proprio status. E città vetrina che cosa vuol dire? In fondo rimanda a un'idea di un emporio, di un centro commerciale, di un qualcosa dove si sta vendendo. Ma vedete sulla diapositiva, si sta vendendo, si sta svendendo il patrimonio pubblico, si sta svendendo la ricchezza collettiva che nel corso dei secoli è stata costruita dall'operosità sociale e territoriale degli abitanti di questa città, di questo territorio. Quindi una delle conseguenze fondamentali di questa pressione turistica è che la città viene disegnata, viene condizionata fortemente da una domanda immobiliare esterna che proviene da fondi speculativi, che proviene da fondi di investimento, e gli amministratori invece di amministrare in maniera saggia il patrimonio collettivo, in realtà sono gli artefici primari della dispersione di questo patrimonio, assecondano le politiche neoliberiste predatorie di un patrimonio che ci ha visti in qualche modo protagonisti e che rappresenta un po' la nostra storia. Ho provato, non so se si sente una voce bassa, mi dispiace. Ho provato a mettere assieme i titoli di alcuni articoli di giornali della stampa quotidiana. Guardate, la mole di articoli dedicati alle vendite immobiliari, che poi conosciamo tutti, ci sono palazzi storici, quindi situazioni davvero eclatanti. La copertura e la diffusione di queste, la copertura sui giornali della stampa quotidiana locale è davvero impressionante. Cioè, da un lato c'è una diffusione enorme di notizie relative quindi alle numerose alienazioni immobiliari, dall'altro lato, se poi andiamo a cercare notizie e articoli che invece riguardano le politiche urbane, le scelte fatte dagli amministratori rispetto al vivere in comune, beh, queste sono davvero latitanti. Cioè c'è proprio una sproporzione tra vendite, alienazioni e politiche per la città.
sembra quasi che gli amministratori si siano proprio accaniti a svendere questo patrimonio. Allora la prima domanda che sorge dice: ma chi sta vendendo? Quali sono gli attori di questo, questo sperpero del patrimonio pubblico? Ecco, allora vedete, sono attori pubblici. Abbiamo l'Agenzia del Demanio, la, non so se vi ricordate, lì c'è l'Istituto per il Commercio Estero, che ora è stato rinominato Agenzia Promozione all'Estero. Ovviamente non mancano gli attori locali, la Regione Toscana, il Comune, l'azienda sanitaria, la Cassa Depositi e Prestiti, che è diventata la cassaforte, un nodo strategico rispetto a questo programma di dissoluzione della città, mi viene da definirlo, e infine anche le ferrovie dello Stato. Questi soggetti, ora scorro una carrellata velocissima, si sono attrezzati, sembra quasi ci sia stato un accanimento, come posso dire, un accanimento terapeutico, ma distruttivo in questo senso nei confronti della città. Cioè si sono attrezzati con siti internet, con brochure, con tutti quei dispositivi relativi alla comunicazione di massa per poter favorire proprio l'allontanamento di questo patrimonio, la svendita di questo patrimonio. Allora, vedete, c'è per esempio il sito della Regione Toscana con dei video realizzati tra l'altro molto bene, dal loro punto di vista promuovono in maniera così interessante e il nostro patrimonio collettivo, il nostro patrimonio storico. Anche l'ASL con delle schede piuttosto dettagliate in cui è descritto anche il contesto storico in cui gli immobili, in cui la manifattura tabacchi o l'ex tribunale di Firenze, eccetera, il contesto storico che dà valore poi all'immobile stesso. Dopo l'ASL, ecco, scusate, tra l'altro ASL e Regione sono eccezionali perché hanno un sito con la georeferenziazione degli immobili, per cui si sa dove sono, si possono individuare. E quindi dal loro punto di vista, cioè di agenti immobiliari, sono piuttosto efficaci. Il comune non è da meno, ha una brochure con un centinaio di immobili. Guardate la scheda, le schede che presentano sono davvero impressionanti, fanno star male, perché si vede la sottrazione del nostro patrimonio che incontriamo durante le traversate della città. Non solo il patrimonio pubblico, ma il comune in questa brochure si fa garante anche della promozione, della vendita del patrimonio privato. Vedete per esempio Palazzo Servistori nella slide. Ecco, questo mi sembra davvero grave, cioè promuove se stesso a figura proprio istituzionale di agente immobiliare. L'Agenzia di Promozione all'Estero ugualmente hanno schede, e tra l'altro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per il Commercio Estero, quindi siti istituzionali veri e propri. L'Agenzia del Demanio non può mancare, e con una ricerca piuttosto dettagliata degli immobili, la Cassa di Risparmio diventa, la Cassa Depositi e Prestiti diventa, abbiamo detto, lo snodo fondamentale. E troviamo la Cassa Depositi e Prestiti sia tra gli agenti che vendono, ma anche tra gli agenti che acquistano per poi rivendere, quindi favorire il processo di valorizzazione degli immobili, valorizzazione capitalistica, valorizzazione monetaria. Tra l'altro la CDP, e qui bisognerebbe ragionare proprio sulla Cassa Depositi e Prestiti, perché come sapete nasce come fondo che mette a disposizione finanziamenti, che metteva a disposizione finanziamenti per le opere pubbliche relative ai comuni italiani. Invece è diventata ora una vera e propria banca, un vero e proprio fondo di investimento dove sono costituiti questi fondi, e la CDP è all'interno di una ragnatela di fondi immobiliari impressionante.
Io penso che dovremmo fare attenzione alla Cassa Depositi e Prestiti, perché in un prossimo futuro probabilmente ci farà così, ci darà delle sorprese per quanto riguarda la valutazione degli immobili e il valore degli immobili stessi, cioè probabilmente si sta rendendo artefice di una bolla immobiliare che probabilmente verrà fuori nei prossimi anni. Poi ecco, non può mancare le ferrovie attraverso il Ferrovie Sistemi Urbani, che è il fondo relativo agli immobili in vendita delle ferrovie. A Firenze, sapete, c'è l'ex officina grandi riparazioni dietro la Leopolda, lì è impressionante, sono 10 ettari di area di superficie territoriale con ben 6 ettari di superficie coperta di superficie residenziale. Sarà realizzata una lottizzazione molto intensa e come posso dire, tradendo un pochettino lo spirito anche della città stessa, perché sarà la città che si espande verso le piscine e non viceversa il parco che si espande verso la città. Quindi vedete, c'è una non soltanto valorizzazione immobiliare, quindi una speculazione immobiliare, ma anche una perdita di qualità della città stessa. E attraverso questi immobili sono anche occasioni mancate di riqualificazione della città. Quindi è come se fosse in atto una corrosione del sistema urbano dal proprio interno. Cioè ogni tanto mancano dei nodi cruciali. Allora, abbiamo visto chi vende, vediamo chi acquista. Guardate, qui c'è il repertorio dei fondi immobiliari più importanti del pianeta. È inutile nasconderselo. Anzi, sarebbe interessante fare un approfondimento anche di questi fondi immobiliari. Si va dalla Ines americana, poi della Student Hotel, abbiamo il Lowenstein, l'argentino che ha comprato mezza Toscana. Quindi vedete che la città diventa terra di rapina del capitalismo finanziario più rapace, e ce li ritroviamo in casa. Noi abbiamo questi soggetti qui che determinano la qualità o la mancanza di qualità dell'intero sistema urbano, che determinano la vita nella nostra città vetrina. Allora, lo stesso Cassa Depositi e Prestiti. Certo, la Cassa Depositi e Prestiti vende e anche acquista per poi rivendere, cioè fa tutta una serie di transazioni per cui gioca su due piani. Secondo me si espone anche a dei rischi di gestione piuttosto considerevoli. Molti di noi, io ora ho i soldi con i miei risparmi con la Cassa Depositi e Prestiti, però mi sa che a questo punto penso che bisogna fare molta attenzione rispetto proprio a questa cosa qui. Allora, chi acquista? Ecco, cosa si estrae? Abbiamo parlato sì di estrattivismo, eccetera. Allora io farei velocemente un piccolo calcolo sulla ricchezza che viene prodotta e sulla ricchezza che viene estratta. L'esempio è quello dell'ex Monte dei Pegni in via Palazzuolo. Guardate, viene venduto nel 2003 per 11 milioni di euro. Viene venduto dalla Cassa di Risparmio, occhio, viene venduto a 11 milioni perché la Cassa di Risparmio ha ottenuto il cambiamento della destinazione d'uso da direzionale a turistico ricettivo. È stato sufficiente questo cambiamento di destinazione d'uso per far schizzare il valore dell'immobile. Occhio, 11 milioni, tanto per tradurre in lire, vuol dire 22 miliardi, è tantissimo. Nel 2003, il 2 dicembre, la Sanfrediano compra a 11 milioni di euro. Dopo due settimane la stessa società rivende a, potete vedere, 14 milioni e qualcosa e oltre di euro, realizzando nel giro di due settimane, questi sono dati ufficiali recuperati dai rogiti notarili, dopo due settimane c'è una plusvalenza di 3 milioni. Cioè di 6 miliardi. Vedete come si moltiplicano i valori, vedete come la città storica, la città vetrina, sottrae ricchezza da una parte e la fa accumulare nelle tasche dei fondi internazionali, dei fondi immobiliari. Nel 2017, poche settimane fa, l'Art Hotel Invest, è una società tedesca,
acquista dalla San Paolino l'ex Monte dei Pegni per 27 milioni, plusvalenza di 12 milioni, cioè un capitale che nel giro di 14 anni si raddoppia. Ecco cos'è l'estrattivismo. Ecco che cos'è la sottrazione di ricchezza. Allora cosa vuol dire? Spostamento in blocco da chi non ha a chi ha. Ma guardate che quello che secondo me inquieta maggiormente è che sono gli stessi, come posso dire, gli stessi abitanti della città vetrina ad essere i produttori di ricchezza. Cioè il fatto stesso di esistere in questa città, di vivere in questa città, ci rende, come posso dire, partecipi di questo tipo di innalzamento della ricchezza. Allora di qua possono nascere alcune considerazioni. La solita domanda. Nell'ex edificio dove è stato comprato e rivenduto, cosa c'è? Senti, ora è adibito a hotel di lusso, hotel 5 stelle. Ora ha cominciato i lavori per un hotel. La testa di lavori, ma finora è stato abbandonato, però ci sono state queste transazioni che hanno lievitato il valore. Prima ci fosse alcun che più speculazione. Incredibile, quindi è il capitale che come posso dire, la produzione di denaro, mezzo denaro. Ecco, però questo è importante, cioè noi soltanto per il fatto di essere in questa città e di rappresentare il contesto entro il quale questi immobili si trovano, siamo, secondo me, si dovrebbe delineare una nuova figura, cioè siamo dei produttori urbani. Cioè non soltanto dobbiamo rivendicare una migliore qualità della vita urbana, ma in quanto produttori di questa ricchezza dobbiamo rivendicare o impedire che questa ricchezza ci venga sottratta, oppure rivendicare che questa, la riappropriazione della plusvalenza che viene determinata. Cioè, mi sembra questo un dovere di tipo economico, morale e politico fondamentale. Allora, che fare? E concludo. Secondo me si deve passare dalle mappe delle alienazioni che abbiamo visto nei siti della regione, della cassa depositi e prestiti, eccetera, alle mappe e alle pratiche della riappropriazione. Vuol dire quindi immaginare e attuare pratiche di riappropriazione collettiva che hanno tantissime denominazioni, sono ormai molto diffuse sul territorio. Il problema è di riuscire a ricomporre, dare un quadro unitario a queste forme di effervescenza territoriale affinché il corso delle cose possa cambiare. Grazie. Grazie.